Cosa c'è? Visionaire, al cinema, con Laura Buffa. Ne sei sicuro? Sì. Ok. Benvenuti all'appuntamento con le Vision News, le notizie dal mondo del cinema a cura di Visionaire. A Ciambra di Jonas Esch Carpignano è il film candidato per l'Italia alla selezione per l'Oscar al miglior film in lingua non inglese. Lo ha deciso la commissione di selezione istituita presso l'ANICA. L'annuncio delle nomination è previsto per il 23 gennaio 2018, mentre la cerimonia di consegna degli Oscar si terrà a Los Angeles domenica 4 marzo 2018. Rimaniamo negli Stati Uniti perché James Cameron ha cominciato le riprese dei sequel di Avatar, che girerà forte di un budget iniziale di almeno $1 miliardo. Il primo dei 4 film, che saranno in 3D, arriverà nelle sale degli Stati Uniti il 18 dicembre del 2020, il secondo il 17 dicembre del 2021, il terzo il 20 dicembre del 2024 e l'ultimo il 19 dicembre del 2025. Al momento si sa solo che ci saranno i personaggi del primo film, a cui se ne aggiungeranno di nuovi man mano. Nel cast ritroveremo quindi Sam Worthington, Zoe Saldana e Sigourney Weaver. Sempre per quanto riguarda i nuovi progetti, Kyle MacLachlan sarà il cattivo di The House with a Clock in its Walls. Il personaggio si chiamerà Isaac Izard, uno dei due maghi malvagi che nascondono dietro la parete della casa di un collega buono un orologio a pendolo che segna l'ora della distruzione del mondo. Dietro la macchina da presa ci sarà Eli Roth. Per celebrare gli 83 anni di Brigitte Bardot, la città di Saint-Tropez ha deciso di erigere una statua raffigurante la celebre attrice francese. Realizzata seguendo un acquerello del disegnatore Milo Manara, l'opera è stata offerta dal banditore d'asta Alexandre Millon. La Bardot ha scritto di suo pugno un messaggio per ringraziare i cittadini di Saint-Tropez per l'immenso onore riservatole. L'attrice non parteciperà però all'inaugurazione prevista per giovedì 28 settembre. Al suo posto ci sarà suo marito Bernard Ormand, insieme ad altre star del cinema francese. Per il momento è tutto, ma se volete rimanere sempre aggiornati sulle novità dal mondo del cinema e delle serie TV, venite a trovarmi sul sito www.visionaire.fm. A presto e buon cinema a tutti!